Roberto, secondo te che cosa non ha funzionato oggi per fare un risultato positivo qui a Cuneo? Beh, sicuramente non abbiamo giocato con la solita intensità, soprattutto nel fare la palla e nell'aggredire l'avversario. E poi, come del resto funziona il calcio, secondo me ti entrano, vinci. Il gol del Cuneo alla fine del primo tempo vi ha anche un po' tagliato le gambe o non è questo, diciamo, il motivo? Prima o poi sarebbe arrivato il vantaggio, visto che i biancorossi hanno comunque giocato meglio. Cioè, nel senso, vabbè, è stata una mazzata sicuramente, perché comunque fino a quel momento sì, ce l'avevamo sofferto un po', ma meno male eravamo ancora in partita. E purtroppo abbiamo preso un gol sicuramente che potevamo gestire in un'altra maniera, però purtroppo succede anche nel calcio, quindi potevamo sicuramente nel secondo tempo abbiamo provato a fare qualcosa di più, abbiamo spinto il nostro baricentro un po' più alto, abbiamo cercato comunque di aggredire un po' più in avanti l'avversario, abbiamo creato qualcosa di più, però purtroppo alla fine non siamo riusciti a fare il gol.